La discussione tra il concorrente e la giuria nella terza puntata di Ballando con le Stelle. La terza puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 22 ottobre 2022 ha mostrato tutto il disappunto di Lorenzo Biagiarelli nel sentirsi più considerato come fidanzato della giudice Selvaggia Lucarelli che come ballerino in gara. Lo chef si è sfogato dinanzi alla giuria e al pubblico lamentando che il commento della sua insegnante di ballo Anastasia Kuzmina nella scorsa settimana con Lorenzo dovremmo andare a prendere un caffè lontano dagli allenamenti, la battuta di lei che aveva innescato la reazione di Lucarelli, abbia messo in secondo piano la sua identità di concorrente e fatto prevalere la sua relazione sentimentale. Sono molto contrariato perché, per la seconda volta di fila, è andata in scena una cosa per cui non si è parlato né di coreografia né del ballo, ha osservato Biagiarelli nella clip precedente alla esibizione. Siamo gli unici a essere giudicati peraltro. Io ho bisogno che adesso si parli di me. Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia? Sì. Entro pure col cartello perché è la verità. Ma sulla pista da ballo sono Lorenzo Biagiarelli. Il concorrente ha proseguito sostenendo di sentirsi danneggiato da questi episodi. Non voglio più essere né il fidanzato di, né il ballerino di, in questo programma. Voglio essere me. Lo sfogo ha infastidito i giurati. Ma soprattutto Sara Di Vaira. Tu vuoi essere trattato come gli altri, ma anche tu devi trattare la tua ballerina come gli altri. In questa clip ho sentito, io, è colpa di Anastasia. Vederla che non sorride, lasciata alla fine del ballo senza nemmeno farle fare l'inchino. Ballando non è fatto di, io, è fatto di, noi, ha affermato la ex ballerina del programma e ora commentatrice a bordo campo. La parola poi è andata a Selvaggia Lucarelli. Credo, per una volta, che la ragione sia nel mezzo. Quello che ha detto suggerisce qualcosa. Lorenzo è arrivato qua per evidenti ragioni. È il mio fidanzato ed è divertente la dinamica che si crea. Ma ha anche un suo lavoro e credo sia molto antipatico che si parli sempre e solo di «sei il fidanzato di». Lui balla e vuole essere giudicato per quello e soprattutto ha una sua identità e vuole che lo si ricordi. Thank you.